m'ha detto Rachele. Rachele, somma di racconti, labirinto di trame, che in quel periodo aveva fra i tanti un amante, che l'aveva presa di più, un amante per cui si dava verso. E quindi spesso, in quel periodo di qualche anno fa, pochi anni fa, si usciva spesso, nello spesso in tre, lei, la sua amica e l'amante, l'amante di Rachele. M'ha detto Rachele, e me l'ha detto seduta proprio in quel locale vicino agli archi, e me l'ha detto un po' di mesi fa, qualche anno dopo, quel qualche anno fa, pochi anni fa, e mentre mi diceva quel che m'ha detto, me lo diceva indicandomi le cose, le provenienze, come il direttore d'orchestra che guida la propria sinfonia, la sinfonia dell'amore avventuroso di Rachele. M'ha detto Rachele, quindi, che lì, in quel locale vicino agli archi, sempre è riuscita a sbrogliarsi la bamba, per sé, per l'amica e anche per l'amante. Perché sapeva a chi chiedere e come chiederlo, m'ha detto. Perché Rachele, se vuole qualcosa, l'ha già nell'attimo in cui decide di volerla. E questo non me l'ha detto Rachele, lo dico io. Ogni tanto la bamba, m'ha detto Rachele, Rachele bambina con le mani nel tiramisù, gliela dava un tipo che lavorava nel locale di fronte a quel locale vicino agli archi. Un tipo che appena vedeva Rachele le ronzava attorno come una vespa, e sia se era sola, sia se con le amiche, sia se con il suo uomo, sia se con l'amante, sia se con altri amanti, sia se con altre amanti, sempre lui le sussurrava con formule diverse all'orecchio la propria formula algebrica erotica. M'ha detto Rachele, Rachele ustione, Rachele ricovero immediato. Quei sussurri detti all'orecchio in tutti quei mesi di quel periodo lì, di qualche anno fa, pochi anni fa, le avevano scavato nel desiderio non come si farebbe in agricoltura, ma come farebbe un piovasco su una pietra, piano. Ma quella sera, e mi indicava il punto dell'incontro con le sue dita assurde, le sue dita compasso, Rachele. Mentre mi diceva di quella sera il tipo le venne all'orecchio e le disse: ti regalo una botta, vieni. E Rachele andò, andò senza dire niente all'amica, niente all'amante, con il tipo che lavorava nel locale di fronte a quel locale vicino agli archi, andò nel locale dove il tipo lavorava. Si chiusero nel bagno. Così m'ha detto Rachele, più con gli occhi che con le parole, me l'ha detto, più con le dita che con la voce. E tirarono la prima botta e il tipo subito le disse, non più all'orecchio, te ne regalo un'altra. E giù con la seconda. E neppure il tempo di passarsi un dito sul naso, sulla bocca, e già Rachele era senza mutande, con le mani poggiate al lavandino di schiena, la sua schiena che ha il codice genetico di un'onda. Si guardava godere allo specchio. M'ha detto Rachele che il bussare alla porta del bagno di quel locale di fronte al locale vicino agli archi, dove aveva lasciato senza annunciarlo l'amica e l'amante, il bussare di chi si era rotto il cazzo di aspettare, quel rumore sordo di bussare, era per Rachele la più giusta sessione ritmica d'accompagno, la migliore fra le sottolineature percussive che la canzone della loro fottuta si potesse auspicare. M'ha detto Rachele, Rachele bere, Rachele tirare, Rachele amare, Rachele amara, Rachele amore. Che finito tutto lei uscì e tornò dall'amica e dall'amante, che subito le chiesero, e per me? Rachele rispose, me l'ha offerta, per te niente, tutto a Rachele, Rachele ingorda, Rachele che vuole ogni cosa e di ogni cosa cornice, pompa e cuore. E penso, penso vuotando le tasche del soprabito che a stento copre neppure un terzo del mio cuore, che chi ottiene il tempo di Rachele nulla sa del tempo di Rachele, che sa trasformare un quarto d'ora in un racconto che comincia dal futuro ed arriva al finora. Nessuno sa cos'è per Rachele il tempo, ma io, a me pare
Io penso, io credo che per Rachele il tempo sia una sorta di setaccio dove passano e vanno via, in levare, le angherie che sempre si servano per il cuore in cuore e dove restano imbattere i grumi trascinati dalle sonde equino dell'amore. E nel tempo di Rachele io so di essere la possibilità del tre quarti, che ha il suo perché, ma che non può sempre essere suonato, altrimenti stanca. E così tutti i tempi che il tempo di Rachele ha. Tutti sa suonare, tutti vanno suonati, altrimenti si stanca. E questo per quello che il tempo fa, ma per quello che il tempo è, io so che il tempo di Rachele scivola in su e cade in giù. Non pedina una direzione e non marcia lungo un asse. Il tempo di Rachele è una ruota panoramica ancorata alla pancia di un fiume, dalla quale Rachele si affaccia salutando e sorridendo alla vita che l'attende lungo le sponde, a testa in su, nell'una parte del suo amore, dove sono entrato al prezzo economico del mio cuore.